Ciao a tutte e a tutti, bentornati in questo nuovo video preferiti del mese di febbraio. Ho avuto tipo un lapsus improvviso e mi ero scordata in che mese eravamo. Oggi ho tantissime news da proporvi in questo video, ma sono davvero tante. A partire dalle canzoni, perché bene sì, Ilaria ha cambiato tipologia, tra virgolette, di musica ascoltata. Cioè, se prima erano soltanto inglesi, adesso abbiamo introdotto lentamente un po' di reggaeton e qualcosa in spagnolo. Comunque queste cose molto più passionali. Naturalmente la mia preferita di tutte ve la metto come prima canzone, perché chiunque non la conosca deve conoscerla, perché è la canzone del 2017, cioè sicuramente, senza ombra di dubbio, ed è questa canzone di Luis Fonsi, che si chiama Despacito, e qui si illumineranno 10.000 menti perché sono sicura che l'abbiate sentita, ed è insieme a Daddy Yankee, e ve la faccio sentire, ma penso che già la conosciate. La canzone che più di tutte mi fa venire voglia di ascoltarla tutta. Poi, dello stesso genere, più o meno, abbiamo questa di Shakira che si chiama Chantaye, Chantaye, non ne ho la più pallida idea, scusate anche la pronuncia se lo dirò male, che è insieme a Maluma, che moltissime di voi sicuramente conosceranno, non solo per le canzoni birichine. Bella, bella, bella. E poi questa è una mia nuova scoperta personalmente. Poi se è uscita da tanto tempo non lo so, però io l'ho scoperta da davvero poco tempo ed è una canzone di Kygo o Kygo. Kygo sinceramente mi sembrava un po' brutto comunque, e Selena Gomez, e si chiama It Ain't Me ed è bellissima, cioè davvero stupenda. Fantastica, mi sono innamorata subito, quindi ve le straconsiglio queste tre. Poi abbiamo film e telefilm del mese. Per quanto riguarda i film, sinceramente parlando, naturalmente non posso non mettervi 50 sfumature di nero. Personalmente, per quanto mi riguarda, mi è piaciuto di più rispetto al primo film, che è 50 sfumature di grigio, per chi non lo sapesse, ma chi è che non lo sa? Perché è molto più romantico, sentimentale e mi è strapiaciuto tantissimo. Se ancora non l'avete visto, andate a vederlo. Altrimenti, mi dispiace per voi, ma vi siete persi un Christian Grey da leccarsi i baffi. Sono sicura che sia l'unico film che ho visto al cinema, però gli altri che ho visto li ho visti su Netflix, quindi non tutti potranno vederli, ma sicuramente in streaming si trovano. E uno che vi consiglio tanto 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 perché è proprio bellissimo, è una classica commedia americana, ma è super bella e fatta bene. Si chiama Ancora tu in italiano, in inglese non so com'è il titolo originale, però parla appunto di questa ragazza che è la sorella dello sposo e scopre che la ragazza che l'ha bullizzata quando erano alle superiori si sposerà col fratello, e quindi insomma si vede tutte queste storie, anche una cosa della madre e della nonna, insomma fa morire dalle risate e dovete assolutamente vederlo, è uno di quei film molto molto leggeri. Per quanto riguarda le serie TV, dan dan dan, a parte le solite che seguo sempre, quindi abbiamo The Vampire, The 100, Rain, eccetera eccetera eccetera. Tra l'altro The Vampire è quasi finito, io mi viene da piangere, non ci pensare, non ci pensare. Ho iniziato a vedere una nuova serie, anche questa l'ho trovata su Netflix, però la sto continuando a guardare in streaming online perché la terza stagione ancora non l'hanno messa su Netflix e mi domando ancora il perché. Ma Netflix è sempre lentissima a mettere le stagioni, infatti ogni volta io, e poi lo vedrete anche nella mia applicazione preferita, devo andarmi a ricercare tutta quanta la serie per capire quante stagioni sono, perché altrimenti se guardassi solo su Netflix praticamente resterei indietro di 4-5 anni per ogni serie TV. Detto questo, ho iniziato questa nuova serie, dicevo, che si chiama Bitten. Gli attori sono tutti degli strafighi, a partire da lei, Elena, che non è quella di The Vampire, attenzione, ma è un'altra Elena. Strafighi tutti quanti, davvero belli, ma belli per dire belli. E in più, come vi ho già detto,
su qualche Snapchat o su qualche live su Instagram. Questa serie in particolare è un mix perfetto tra Teen Wolf, perché l'argomento principale di questa serie sono i licantropi, quindi Teen Wolf e The Vampire. Cioè sono proprio la combinazione esatta di queste due cose. Quindi se vi piacciono queste due, sicuramente vi piacerà anche Bitten, quindi io ve l'ho detto. Le mie scarpe preferite del mese invece sono queste, le Fenty di Rihanna, che sono uscite in edizione limitatissima praticamente. Sono follemente innamorata di queste scarpe, sia per come sono fatte, perché hanno questa forma creepers, proprio sono nominate penso creepers, il colore con la morbidezza, sono davvero comode comode comode. Tra l'altro, per chi non avesse ancora visto il video di tutta la mia collezione delle scarpe, ve lo metto linkata nella scheda info, che ancora non ho capito dov'è, così potete vedere tutta la mia collezione vastissima di scarpe, tra cui ci sono anche quelle indossate, quindi se siete curiose. Nuova domanda che abbiamo aggiunto al tag è unghie del mese, e questo mese sono ancora rimasta così, col semipermanente di questo color bordeaux tendente più al rosso. Insomma, sono le mie unghie queste fondamentalmente, e ho il semipermanente, ma tra qualche giorno andrò a rifare i miei amati artigli da voi tanto odiati, quindi prossimo mese poi vedrete. Cover del mese è sempre questa qui, rosa dell'Apple, che tra l'altro moltissimi mi hanno detto che l'hanno tolta dal commercio. Io sono tristissima ma fortunata allo stesso tempo, perché ho fatto in tempo a prenderla. La foto del mese invece è questa che vedete, una foto che in realtà ho fatto con tutte le mie amiche quando siamo andate a vedere 50 sfumature di nero, ma mi piace in modo particolare. Primo, siamo tutte e tre insieme dopo tanto tempo, quindi già questo è una cosa bellissima e meravigliosa. E poi siamo venute bene tutte e tre, quindi questo è un grande punto a suo favore. Ho palesemente saltato la categoria prodotti beauty del mese, non so per quale strana ragione. Comunque adesso ve li faccio vedere. Il primo in assoluto è questa palette di Mulac, che è la Different. Ora purtroppo non so per quale motivo, ma l'hanno tolta dal commercio, però alcuni degli ombretti che sono contenuti qua in questa palette li potete trovare anche in cialda singola, e ve li faccio vedere perché sono uno più bello dell'altro. E con questa palettina oggi ho realizzato anche il trucco e ho utilizzato questi due colori, a chi potesse interessare. Li amo follemente perché hanno questa parte che è giorno, comunque portabile, e poi qui abbiamo i colori più pazzi, quindi ci si può divertire, creare tanti look, e gli ombretti naturalmente sono di ottimissima qualità. Quindi se in questa palettina trovate qualche ombretto che può interessarvi singolarmente, andate a cercare sul sito se c'è, perché ripeto, questa non la vendono più. Poi ho messo tra i preferiti questo fondotinta, che è quello che uso tutti i giorni praticamente quando mi devo truccare, ed è il Fit Me di Maybelline, colorazione 110, che è la più chiara. Lo amo follemente. Primo, si stende da Dio. Poi è molto modulabile, una cosa che amo nei fondotinta, perché magari ci sono quei giorni, non so se capita anche a voi, ma ci sono quei giorni che voglio truccarmi un po' di meno, voglio avere la pelle un pochino più che respira, e quindi ne voglio mettere di meno. Giorni in cui ho bisogno di una maggiore coprenza, quindi questo è il fondotinta perfetto. In più dura tantissimo, non va nelle pieghette, che è una cosa fondamentale, quindi io ve lo straconsiglio. Poi ho voluto mettere questo, che è l'illuminante che indosso anche oggi, che è della ColourPop e si chiama Smoking Whistles. Non potete minimamente immaginare la bellezza di questo prodotto. Sapete che io ho più di un illuminante della ColourPop, ci sono pareri molto contrastanti perché alcuni lo amano, altri lo odiano. Io ad esempio lo amo follemente, incondizionatamente, ovunque lo metta mi piace, quindi ve li consiglio. In più costano tipo 8 dollari, una cavolata assurda, e sono bellissimi. Ultimo prodotto beauty è questo qui di Kylie Cosmetics, che adesso è uscita anche con gli illuminanti, e vorrei fare la pazzia ma sto aspettando. Comunque questa è una tinta, è un set, e si chiama Love Bites, ed è questo colore fantastico, molto simile alle mie unghie tra l'altro, ed è scurissimo, quindi per l'inverno è proprio un must have. E mi sono follemente innamorata di questo colore, questo mese in particolare, ma lo amo sempre perché insomma per quello che costa, no, poi non ama. Ma a parte il costo, è davvero una delle tinte più valide della Kylie Cosmetics a mio parere. Io ne ho 4 e questa è quella che funziona meglio, quindi mi piace. Per questo mese salterò la casellina evento del mese, perché fondamentalmente non ho fatto nulla di eclatante, quindi non mi sento di dirvi niente. Ultima categoria, applicazione del mese, e qui vi devo far scoprire il mondo, perché almeno per me
aperto un mondo, però è un'applicazione che già esiste da tanto tempo, ce l'ha tantissima gente e io devo ringraziare la prima persona a cui l'ho vista, cioè Giulia, Giuneralia, qui su YouTube, almeno faceva video su YouTube, comunque la potete trovare su Instagram e le mando un grande 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 bacione. E l'applicazione è TV Showtime ed è un'applicazione per le serie TV addicted come me, cioè potete trovare qualsiasi serie TV, anche le più piccole, le meno conosciute, insomma le trovate tutte. Vi dice tutti gli episodi e anche quando escono, quindi è una cosa fighissima, cioè per quanto mi riguarda almeno è il paradiso. Vi dice se la serie si è conclusa, quando è iniziata, l'anno, quanto dura un episodio, insomma è fatta benissimo. Mi piace tantissimo e la uso tantissimo, quindi come potevo non dirvela. Detto questo, tutte le categorie sono terminate, spero questo video vi abbia fatto scoprire un po' di cose nuove. Se vi è piaciuto, quindi mettete un pollicino in su e iscrivetevi se ancora non lo siete. Io vi mando un bacio immenso e ci vediamo al prossimo video. Muah!